Buon pomeriggio a tutti. Fine mercato, ma il mercato ancora non è finito, quindi sembrerebbe un po' irrituale. Però in realtà diciamo che posso dire che con la definizione dell'ultima operazione il mercato in entrata è chiuso. Forse qualche operazione in uscita, per snellire la rosa, potrà essere fatta nelle ultime ore, ma senza una particolare pressione. E quindi voglio ringraziarvi per essere qui, però mi sembrava corretto farla oggi, se no saremmo accavallati troppo sotto la partita, e quindi anche per dare una certa segnale anche di serenità a tutti quanti, mi sembrava corretto essere qui con voi e quindi rispondere alle vostre domande. E preliminarmente voglio ringraziarvi per comunque questi 2 mesi di lavoro, e avete rispettato a volte la privacy, avete rispettato comunque sempre il mio stile di non far tralasciare notizie fino a quando non erano chiuse, quindi a volte abbiamo un po' giocato col gioco delle parti, ma penso avete comunque cercato di essere corretto e disponibile con tutti, quindi questo poi alcune volte ci si riesce sempre, altre volte in parte. L'importante è credo che alla fine il lavoro che abbiamo portato a termine ci soddisfi, ecco, quindi spero solo che soddisfi i tifosi della Spal, ma questo poi lo dirà il campo. Grazie. Buongiorno direttore, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita, ha appena detto che è soddisfatto di questo mercato. Cosa l'ha soddisfatta principalmente e quali sono stati gli obiettivi che vi siete posti e che ritiene ovviamente di essere riuscito a raggiungere? Guarda, la cosa che mi ha soddisfatto di più non riguarda il mercato, ma riguarda l'ambiente che si è creato. Tanti ragazzi che all'inizio volevano andare via, alla fine hanno deciso di rimanere nella Spal nonostante la retrocessione. Quindi questo è un grande premio al lavoro fatto soprattutto dall'allenatore, dalle componenti intorno alla squadra, dallo staff. Quindi questa è la soddisfazione più grande, la cosa di cui sono davvero più soddisfatto. Quindi un esempio per tutti, credo che sia Maestro, che è un giocatore che aveva richieste alle categorie superiori, dove poteva avere anche un grande beneficio personale dal punto di vista economico, e ha preferito rimanere con noi e darci una mano. Tanti ragazzi che magari all'inizio pensavano di andare via, alla fine hanno deciso di rimanere con noi, e altri che sono andati via negli ultimi giorni, magari erano quasi, non ti dico pentiti, ma avevano qualche ripensamento sul fatto di. Quindi questa è la cosa che mi ha dato maggiori soddisfazioni. Il merito è soprattutto, torno a dire, dell'allenatore, dello staff, magazzinieri, massaggiatori, staff medici, tutti quelli che gravitano intorno alla prima squadra, hanno creato Lorenzo, e tutti quelli che sono vicini alla squadra hanno dato un segnale importante di armonia, e quindi credo che questa sia stata la cosa più importante. Buonasera direttore, sono Alessandro Landin dello Spallino. Ci aiuta un po' a capire la traiettoria che ha fatto Maestro in quest'estate? Nel senso che all'inizio sembrava appunto che fosse uno dei tanti giocatori che sarebbe andato via, anche perché è oggettivamente un asset. Ha finito bene il campionato, aveva tanti estimatori. Poi, cosa è successo? Guarda, la nostra impostazione iniziale è sempre dire rimane alla Spal chi è contento di rimanere alla Spal. Quindi i giocatori che magari avevano richieste di categorie superiori e che pensavano di comunque avere questo tipo di aspirazioni, avremmo assecondato le loro, diciamo, richieste nel rispetto dei parametri che comunque poi mette sempre la società, ovviamente, nelle trattative. Maestro, ma come altri nel corso, ma Maestro è l'esempio più emblematico perché oggettivamente è un giocatore in questo momento che aveva tante richieste alle categorie superiori. A fine ritiro mi iniziò a dire che lui comunque si trovava bene, che era contento dell'ambiente creato, che aveva voglia di rivincita, voleva insomma anche un desiderio di rivalsa, no? Per il campionato dell'anno scorso, che l'ero di squadra ha portato a una retrocessione. Quindi tutto questo l'ha portato e noi abbiamo assecondato questo suo desiderio, anche rinunciando degli introiti economici che potevano essere rilevanti in questo momento per una squadra di Serie C, perché chiaro, Maestro aveva mercato, poteva essere venduto a titolo definitivo, dato in prestito a determinate condizioni favorevoli per la Spal. Ma in generale credo che l'obiettivo era quello, era per tutti. Se bisogna fare un sacrificio, tra virgolette, va fatto, se il giocatore chiaramente da questo punto di vista accompagna questa scelta e condivide con noi questo tipo di percorso. Era ovviamente ridurre il monte ingaggi, in generale l'abbiamo fatto in maniera credo cospicua, i giocatori con gli ingaggi più alti sono comunque andati via, si cerca di fare una rosa equilibrata fra giovani e giocatori più esperti, e quindi erano questi. È ovvio, poi ci sono situazioni contingenti, e quella di Maestro la più eclatante, no? Come sottolinei tu, un giocatore che aveva richieste di categorie superiori, che comunque è rimasto qui per suo desiderio, che la Spal è stato felice, per tutta Copina stesso, il presidente è il primo tifoso di Maestro, quindi credo che è normale che a livello tecnico è un valore aggiunto, a prescindere dalla categoria, perché per me Maestro è un giocatore, è un valore aggiunto anche in Serie B, onestamente. Quindi questo ci rende orgogliosi perché vuol dire che siamo riusciti a trasmettere questo messaggio di coinvolgimento da parte di tutti, che era il nostro primo obiettivo e che io dichiarai in maniera diretta alla mia conferenza di presentazione, creare un ambiente giusto in cui tutti sentivano partecipi di un qualcosa di più importante che andasse oltre i singoli.
Un altro aspetto di quest'estate è stato quello della permanenza di Alfonso, che è stata un po' una sorpresa per l'opinione pubblica, anche perché c'è una parte di tifoseria, insomma, che non lo vede tanto di buon occhio. Credo che questo lei lo sappia, perché comunque è qui da un po'. Come è nata anche questa decisione di confermare un portiere come Alfonso, che comunque in B ha fatto il titolare tutto l'anno, e invece avete preso Del Favero, che ovviamente non credo venga qui, insomma, a fare la riserva? Ma anche lì un discorso di chiarezza. Alfonso, anche lui, è partito per ritiro con tanti dubbi, come tanti giocatori, dovuti sia alla sfortunata stagione dell'anno scorso, sia magari alla situazione ambientale, che ovviamente in qualche modo può incidere, ma non credo su un giocatore di 35 anni possa incidere fino a un certo punto, ovviamente. Anche lui ha manifestato l'intenzione di poter continuare, di avere questa possibilità di continuare, perché gli era piaciuto l'ambiente che si era creato. Anche lui evidentemente ha questa voglia di rivincita, questa voglia di dimostrare che magari l'anno scorso è stata solo una stagione sfortunata. Io credo sia stato chiaro: prenderemo un altro portiere giovane che ovviamente cercheremo di valorizzare, perché poi Del Favero l'abbiamo preso a titolo definitivo, quindi abbiamo bisogno però, Alfonso, per la carriera, per quello che ha fatto, per la presenza che ha in Serie B, credo che in C sia comunque un valore aggiunto a prescindere. Poi le scelte tecniche spettano all'allenatore, però quando un calciatore come Alfonso decide, nonostante delle situazioni, diciamo, un pochino più difficili ambientali, di rimanere, di cercare di far ricredere i tifosi, io credo che meriti solo un applauso e un apprezzamento da parte di tutti. Poi il campo, come sempre, è giudice ultimo, però io posso solo dire che l'impegno negli allenamenti, ma anche nell'atteggiamento verso il gruppo, soprattutto verso i più giovani, sono stati dei valori che mi hanno convinti della bontà della scelta di tenere Alfonso con noi, perché è stato uno dei ragazzi più inseriti, più partecipativi anche nei confronti di quelli che sono arrivati, non arrivati, e verso i ragazzi più giovani. Quindi credo che questo sia quello che più conta. Buonasera, sono Manfredini, Carlino Ferrara. Ha parlato di quest'ultimo acquisto, come ci si è arrivati, anche perché fino a una settimana fa, due settimane fa, sembrava che in entrata più o meno le cose fossero fatte. È stata un'opportunità venuta fuori all'ultimo, è stata una richiesta dell'allenatore? Io ho parlato del 95% la settimana scorsa, quindi quel 5% era esattamente questo a cui mi riferivo. L'allenatore non ha fatto richieste specifiche mai, e questo va dato atto al mister, a Mimmo. Chiaramente vuole una squadra competitiva con giocatori che si adattano alle caratteristiche del gioco che lui cerca di fare. Chiaro, se ha dei giocatori che già conosce è un valore aggiunto, ma Dal Monte è un giocatore che onestamente in categoria è un valore aggiunto per tutti, tant'è vero che aveva richieste di categorie superiori, perciò avevamo dubbi che potesse arrivare. Alla fine una trattativa con una squadra di B è venuta meno, si è creata questa opportunità di poterlo prendere a condizioni particolarmente favorevoli per noi, e l'abbiamo colta, perché riteniamo, è chiaro che l'arrivo di Del Monte inevitabilmente crea un sovraffollamento nel reparto offensivo, almeno in quella zona, e quindi parlavo del mercato in uscita, che invece era completo all'80%, lì sì, o 75%, non mi ricordo, però le percentuali sono queste. Quindi ovvio, bisogna stare attenti. Se c'è l'opportunità di migliorare la rosa, io penso che un direttore sportivo, un dirigente, ha l'obbligo di provarci fino alla fine, e in questo caso mi sembra palese che l'arrivo di un giocatore con queste caratteristiche, con i numeri che ha Del Monte, con le qualità Del Monte, sia oggettivamente, ecco, chiaramente la proprietà mi ha appoggiato assolutamente in questo, e comunque è stato un sacrificio, perché è un ingaggio comunque per la categoria importante Del Monte, e devo dire anche lui ha fatto un sacrificio, perché è venuto qui riducendo il proprio ingaggio rispetto a quello che aveva a Vicenza. Quindi di questo è un merito enorme che dobbiamo dare a tutti i calciatori. Tutti quelli che sono venuti quest'anno hanno rinunciato a qualcosa rispetto agli stipendi pregressi, e questo è un segnale che io chiedo sempre quando un giocatore mi dice voglio venire alla spalla. Ecco, questo segnale a volte è economico, che poi cerchiamo di fargli recuperare con un meccanismo premiale, però sicuramente Del Monte ha deciso di venire qui anche per rimettersi in discussione, per mettersi in gioco e per dare una mano a tutti noi a fare un campionato di, insomma, nei primi posti, e comunque competitivo fino al massimo. E invece in uscita può succedere ancora qualcosa? C'è lì, abbiamo visto Zanellato che se n'è andato, e qualcun altro può uscire entro domani? Abbiamo proceduto alla risoluzione, stiamo procedendo in questi minuti alla risoluzione di contratto, perché determinate opzioni che gli avevamo proposto non riteneva di suo gradimento, e quindi è giusto arrivi a questo, in questo momento, di scriminalizzare soprattutto il calciatore.
e quindi fare negli ultimi giorni di mercato gli consentirebbe di trovare squadre di suo gradimento anche successivamente alla data di chiusura del mercato. Sugli altri è chiaro che qualche uscita va ancora fatta, quindi il mercato in uscita è completo all'80%, quindi poi vediamo se riusciamo ad arrivare al 100% delle aspettative oppure ci fermeremo a queste situazioni che sono comunque gestibili dal mio punto di vista e da quel punto di vista dell'allenatore chiaramente. Alessio Duarte, la Nuova Ferrara, ciao direttore. Abbiamo parlato di nomi principali, però ci sono anche tanti altri ragazzi che hanno completato la rosa. Ecco, volevo chiederti se sei soddisfatto al 100% di avere una rosa lunga anche nelle cosiddette alternative. Secondo me è una squadra competitiva anche per le alternative, o soprattutto per le alternative, perché credo che a volte si sottovalutano il valore di alcuni ragazzi magari giovani di età o con meno esperienza, ma che rappresentano veramente un valore raggiunto. Io l'ho visto in allenamento tutti i giorni in questi due mesi e so quello che ci possono dare, quindi credo che anche il mister ha valutato in maniera totale che sì, nell'ipotetico 11 titolare che non c'è in questo momento, salvo pochi punti, ci sono delle cosiddette alternative che sono non valide, forse sono allo stesso livello di titolari, quindi riuscire a creare questa equivalenza è un valore aggiunto, perché poi ci saranno a volte turni infrasettimanali, col discorso del rinvio delle alcune partite per i nazionali si potrebbero accumulare più partite, quindi avere una rosa che nei 25-26 è competitiva secondo le valutazioni dell'allenatore e della società è un valore aggiunto. Quindi io mi sento non soddisfatto di più e lo è anche il mister da questo punto di vista numerico. Ecco, l'attuale non partenza di Celia, poi magari se ci vuoi dire se rimane sicuramente o se c'è ancora qualche spiraglio, genera un po' di traffico nel, diciamo, nel ruolo di terzino sinistro, visto che si era detto anche magari di dare un po' spazio a Saiani. Ecco, se ci puoi fare un punto della situazione. Guarda, Celia, c'è ancora qualche situazione che comunque è aperta di mercato in B, ovviamente in categoria superiore. Anche lui bisogna capire se si formalizzeranno meno, se si concretizzeranno meno queste situazioni che sono aperte, altrimenti dobbiamo valutare con attenzione la situazione di Saiani, che intenzione iniziale era che rimanesse uno fra Celia e Tripaldelli e avere Saiani dentro. Chiaro, si sovraffolla quella che Celia è stato provato anche in altri ruoli in questo ultimo mese. Dobbiamo capire bene, anche confrontandoli col mister, se c'è lo spazio per valorizzare nel modo più opportuno e più giusto Saiani, che è un patrimonio della SPAL, un patrimonio importante della SPAL, è un giocatore sul quale noi puntiamo. Abbiamo puntato, è chiaro che questo vale per i giovani, il discorso di prima della rosa, no? Riuscire a creare il giusto mix serve anche per far sì che dei ragazzi giovani o addirittura giovanissimi, come può essere il caso di Rao, possano avere lo spazio che meritano, quindi non rimanere soffocati da un sovraffollamento nel ruolo, ma riuscire poi nel corso della stagione, che è lunga, con tante partite, con tanti tipi diversi di difficoltà, riescono a dare non solo un contributo, ma anche a valorizzarsi, che è uno degli obiettivi che ci siamo posti dall'inizio della stagione. Direttore, tanti giovani sono rimasti, li valorizzerete, tanti giovani però sono anche partiti, alcuni dei quali insomma erano anche abbastanza in vista dopo il titolo Under 18, ma anche con la stagione di primavera. Quanto doloroso è stato doverli salutare, congedare, e quanto ha pesato anche la riforma contrattuale che è intervenuta quest'estate? La riforma ha pesato tanto, perché è chiaro che alcuni giocatori correvano il rischio a giugno che potevano andare via praticamente gratis, e quindi questo è uno dei fattori che ha condizionato alcune scelte, no? È normale che questo non deve essere una giustificazione, ma è ovviamente una ragione, perché non dobbiamo depauperare in maniera totale un lavoro fatto negli anni, gli ultimi 8-9 anni dal settore giovanile brillante. Quindi il premio è portarne, credo, 10-12 ragazzi in ritiro, è stato un segnale importante. Delle uscite, alcune più dolorose, altre stimolate, altre anche semplici, perché magari qualche giocatore è andato in prestito secco per giocare in primavera 1, faccio il caso di Tosi ad esempio, Boccia, che è andato in primavera 1 a Fosilone, dove ha fatto un ritiro con noi, ma che magari ancora non era pronto in quel contesto, quindi era ricercare per ogni singolo calciatore quale poteva essere, d'accordo con i loro procuratori, con i quali abbiamo lavorato in totale sintonia con tutti, quindi mi sento assolutamente da questo punto di vista anche sereno e contento che non ci sono stati momenti di particolare tensione, può capitare, no? Riuscire a trovare per ognuno di noi, ipotizzare, immaginare per ogni giocatore giovane quale potesse essere la destinazione migliore per farlo giocare, valorizzarlo, che sia a proprio agio, ovviamente tutelando gli interessi della SPAL dal punto di vista economico. Tutte le operazioni fatte, la SPAL ha comunque, anche quelle a titolo definitivo, degli incentivi, delle percentuali, dei bonus, dei premi, e rispetto al rischio di perderli a zero a giugno,
mi sembrava il male minore, ecco, e quindi anche per ottimi rapporti che abbiamo con alcune società, direi con tutte, siamo riusciti comunque a mitigare il danno che viene provocato da questa riforma nei club che hanno investito nel settore giovanile come la Spal negli ultimi anni per i giocatori senza contratto. Il problema sono i giocatori senza contratto. Prima il vincolo era fino a 19 anni, oggi il vincolo a 16 anni praticamente finisce e sei lì con un giocatore, rischi di perdere un sedicenne forte senza avere nessun tipo di ristoro per il club che li ha formati, magari li ha valorizzati. Sempre stando in tema di giovani, ci ha colpito l'arrivo di Siz, perché è un nome che è sbucato un po' dal nulla. Come si è arrivati a questa scelta e cosa vi può dare un giocatore come questo che oggettivamente è la prima esperienza con i grandi? Ma se ti dico che Siz è il mio primo obiettivo, tu non ci credrai, ma se è il mio primo obiettivo da giugno, il Parma non voleva darlo perché lo riteneva un'alternativa importante in quel momento, magari poteva far uscire altri giocatori. Quando c'era qualche club straniero che voleva il calciatore, il giocatore voleva andare, insomma siamo riusciti a convincerlo a venire a Ferrara, non perché vada convinto il giocatore a venire a Ferrara, perché magari il ragazzo voleva cambiare, anzi lui stare entusiasta sul discorso Spal. È chiaro che a noi Siz era quello che ci mancava, un giocatore giovane, perché deve essere giovane, avendo Antenucci e Rabbi, Antenucci è un meno giovane, un falso giovane, perché fisicamente, come voglia, come mentalità è più giovane di tanti altri. Rabbi è in quell'età in cui deve comunque cercare di trovare spazio, quindi trovare un ragazzo con quel tipo di caratteristiche, una punta centrale fisicamente forte, che comunque ha corsa, quindi a volte può anche giocare in tutte le posizioni dell'attacco, se qualche volta il mister deciderà di giocare a due attaccanti e quell'attaccante di riferimento, che comunque ha grandi qualità, perché Siz, io lo conosco bene ovviamente, ha grandi qualità, però parliamo del 2004 che non va caricato di responsabilità. A me mi interessavano soprattutto le caratteristiche del gioco. Quando noi facciamo una squadra puntiamo e guardiamo insieme a Emanuele soprattutto le caratteristiche del giocatore e poi le qualità e se sono compatibili con l'idea che c'ha, che ha l'allenatore e con l'idea che abbiamo noi dal punto di vista dei parametri economici che sono poi per noi, ecco, insindacabili, perché ci siamo posti quei paletti dal punto di vista economico e non l'abbiamo mai sfiorati, sia come tetto d'ingaggio, sia come acquisizione dei giocatori che non c'è stato, sia sul controllo di tutti i giocatori che abbiamo preso, anche quelli che sono venuti in prestito. Nel caso di Siz abbiamo comunque una forma di controllo, Siz, Bertini, tutti i giocatori abbiamo una forma di controllo su questi tipi di giocatori o magari un possibile beneficio economico a fine stagione, però sicuramente non c'è un giocatore che non abbiamo preso su cui non abbiamo un minimo di controllo per poterlo far rimanere in futuro negli anni prossimi alla Spal. Ultima, poi mi fermo, ha fatto un riferimento ai parametri economici. Volevo chiedere quanto è stato complicato rientrare nei parametri economici dopo la retrocessione, dopo tutti i problemi che ci sono stati, e se il presidente Tacopina, insomma, è soddisfatto dei risultati ottenuti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ovviamente del bilancio, perché non era una situazione per niente semplice. Ma guarda, tecnico poi parla del campo sempre. Noi siamo convinti di aver fatto una squadra competitiva, sia io che l'allenatore che Emanuele siamo soddisfatti da questo punto di vista, perché pensiamo che la squadra sia una squadra competitiva per la categoria. Poi il campo parlerà e sarà un percorso lungo, quindi non parlerà nelle prime 5 e nelle prime 10 giornate, parlerà a maggio e speriamo che parlerà in favore del lavoro che abbiamo fatto, che poi può essere sempre migliorato ovviamente a gennaio. Spero di no, però magari è chiaro, bisogna essere sempre attenti. La retrocessione è un dramma non solo sportivo ma anche economico per molti club, sia dalla B che dalla B alla C ancora di più. È chiaro che la prima cosa che faccio è guardo i numeri e cerco di capire la situazione come è gestibile, e quando accetto un incarico mi viene detto e chiedo quali sono gli obiettivi economici del club, quale obiettivo era. Ridimensionare il monte ingaggio che era alto, ridurre i costi, cercare di fare delle uscite per creare delle plusvalenze ovviamente dal punto di vista di mercato, plusvalenze, ecco, reali, quindi sono state realizzate, e comunque tutelare il patrimonio tecnico e sportivo del club. Io sono soddisfatto, ma io sono un ottimista per natura, mi auguro che anche il presidente, la società e gli altri dirigenti siano soddisfatti del mio lavoro. Chiaro che le difficoltà sono state anche nell'avvicendarsi in un ruolo dirigenziale apicale con il direttore generale, l'uscita di Andrea Gazzoli, che in un momento comunque delicato ha fatto scelte differenti, e per fortuna è arrivato Corrado di Taranto, che è professionista di alto livello, che mi ha supportato dal suo arrivo, sia pure successivo al mio, in tutte le mie scelte, le mie decisioni, mi ha dato i consigli e i suggerimenti giusti per poter portare avanti questo tipo di obiettivo che ci siamo prefissi, perché è chiaro, l'aspetto economico va condiviso costantemente con l'area finanziaria del club. Hai detto
Hai detto squadra competitiva, dove parte la SPAL in questa griglia di questo girone che è sicuramente il più duro dei tre? Ma parte come una squadra che vuole dire la propria, vuole cercare di vincere tutte le partite. È chiaro, non conosco nessuna squadra che dice domani voglio perdere. Poi il campo dirà, anche le altre squadre vorranno vincere tutte le partite, vedremo alla fine chi l'ha fatto meglio, chi è riuscito a trasmettere in maniera più adeguata i valori tecnici che sono sulla carta potenziale, che poi vanno trasmessi in campo. Chiaro che ci sono tante squadre che partono alla pari con noi, uno su tutto il Cesena ovviamente, che è una squadra che parte alla pari con noi, c'è il Perugia che è una rosa importante, sia pure nell'incertezza fino all'ultimo Pescara, che l'anno scorso è arrivato quasi all'ultimo atto dei playoff, in maniera fino ad un campionato in crescente, ha confermato l'allenatore la rosa. C'è la Carrarese, che non hanno fatto mistero di voler puntare ai primi posti, ai primissimi posti. Ne dimenticherò Dentella, che per tradizione negli ultimi anni ha sempre, però avere tanti competitor di grande livello per noi deve essere uno stimolo in più, non un motivo di lamentela tra virgolette, di dire siamo stati sfortunati, ma anzi di contentezza e di fierezza, perché più sono alti il livello degli avversari, più deve essere alto il nostro livello, e uno stimolo a competere, a fare del nostro meglio. Questo vale per me come dirigente, per l'allenatore come allenatore, e per i giocatori che scendono in campo, che sono loro i veri protagonisti insieme all'allenatore. Quindi essere in un girone bello, si andrà a giocare su sali belli, prestigiosi, e credo che sia una cosa positiva. Poi parlare del campo, noi dobbiamo giocare per fare meglio possibile, alla fine tirare una linea e capire dove saremo arrivati. Direttore, saluto Alessandro Sovrani, Terestense. Sul piano tecnico, non avreste ritenuto opportuno inserire anche un centrale mancino, visto che mi pare siano tutti destri, diciamo, ovviamente sotto questo profilo a disposizione? Poi sul piano economico, volevo sapere, c'è stato e fino a che punto c'è stato un sacrificio per piazzare alcuni giocatori che non potevano certamente rimanere a vostra disposizione? Cioè, fino a che punto avete dovuto concorrere per le cessioni di Pagamantia, di Murgia, Zanellato, eccetera? Allora, la prima domanda: non saremo nell'unica squadra che ha due centrali, ha dei centrali destri in squadra, perché chiaramente numericamente i destri sono più dei mancini, e quindi non tutte le squadre possono avere un centrale sinistro. Però credo che a livello di difensori centrali siamo non soddisfatti di più, perché abbiamo rimasto con noi Peda, che è un giocatore comunque di altissimo livello e di grande prospettiva, Arena, che vogliamo tenere con noi, aveva richieste da altre squadre, ha voluto rimanere qui. Valentini, c'è Bruscaggini, c'è Fiordaliso, credo che ci sia Bright, che è un giovane che sicuramente può dare il proprio contributo, l'avete visto contro il Napoli, quindi credo che sicuramente l'ideale è avere un mancino nella rosa, ma non era una priorità per noi, francamente, avere un difensore centrale mancino. L'importante è che sono giocatori forti fisicamente, e con l'Atalanta i nostri difensori centrali, una squadra fisicamente forte, a partire di domenica hanno dimostrato di poter reggere il confronto fisico con qualunque tipo di avversario si propone davanti a loro. Quindi i giocatori dell'Atalanta, per quanto giovani, sono giocatori fisicamente di grandissimo impatto. Sul discorso di sacrificio, è normale che quando i giocatori hanno ingaggi molto alti e purtroppo non erano previsti un contratto per la B e per la C o per la A, chiaro, quando si scende alcuni contratti diventano pesanti e devi trovare il modo, l'alchimia per riuscire a far incidere il meno possibile gli ingaggi sul bilancio societario. Anche da questo punto di vista ho trovato grande disponibilità da parte degli agenti e dei calciatori che sono andati via, alcuni a spostare dei compensi sulle stagioni successive, altri magari ad abbassare gli ingaggi, insomma altri a trovare meccanismi premiali. Quindi è chiaro che il periodo che sono stato con noi l'abbiamo pagati, perché è normale il periodo di allenamento, quindi l'hanno pagati, però nella maggioranza sono state operazioni onerose, ma ovviamente non è solo l'aspetto di pagare lo stipendio, e anche un giocatore come la Mantia, se rimane in C, dell'ingaggio importante che ha, aveva fatto credo 17-18 gol 2 anni prima con l'Empoli, ha vinto un campionato dalla B alla A, svaluti l'acquisto, perché poi la Mantia è stata acquistata a titolo oneroso un anno fa per una cifra importante, quindi dobbiamo anche cercare di difendere quel tipo di patrimonio, di quel investimento che è stato fatto, farlo giocare in B magari può avere una visibilità maggiore rispetto a quello che ne può avere in C, con la speranza che faccia meglio possibile, che quindi quel tipo di investimento domani possa essere recuperato. Murgia ha fatto una scelta, diciamo, particolare, ma benvenuta, che a me ha,
ha sinceramente fatto piacere, cioè di mettersi in discussione in un campionato comunque che a volte vediamo come campionato secondario, ma che è un campionato importante come il campionato rumeno, in un club serio e importante che lo voleva, che l'ha voluto a tutti i costi, quindi è in prestito, se farà bene potrà rimanere lì a titolo definitivo e quindi per lui iniziare un'altra parte della sua avventura calcistica, per la SPAL magari monetizzare o comunque portare avanti un'operazione economicamente che può essere interessante. Direttore, oltre 3.500 abbonamenti, una dimostrazione che la città è vicina alla squadra e naturalmente crede anche nel vostro lavoro. Ecco, un'apertura di credito quindi su quanto state facendo? Assolutamente, guarda, uno dei motivi della conferenza che di oggi era proprio questa, dare delle risposte a tanti tifosi che hanno dimostrato entusiasmo, vicinanza, partecipazione, che hanno messo tutti noi, me in primis nel mio ruolo, ma tutti quanti nelle condizioni migliori per lavorare, nonostante una retrocessione che lascia scorie in una squadra, ma anche in una città, in una tifoseria. E i tifosi sono stati straordinari, sembra una parola abusata, ma è questo il termine che mi sembra più adatto, a esserci vicini. La dimostrazione è stata domenica sera, ma anche nelle altre partite, anche nella partita che facciamo qui al centro sportivo, affluirono come 1.500 tifosi in condizioni comunque non ce l'aspettavamo, ci sorprese anche dal punto di vista logistico quell'afflusso. E quindi questa vicinanza carica ancora di più la squadra, deve caricarlo, ma soprattutto deve darci ancora di più quel senso di responsabilità a cui facevo riferimento all'inizio, lavorare per un club e soprattutto responsabilità verso i tifosi che hanno fiducia in te, che dal tuo lavoro, dal mio, dietro le quinte, ma soprattutto quello dell'allenatore, dei giocatori, vivono di emozioni, quindi il loro umore può mutare a seconda della partita come va, e quindi questo per noi deve essere un peso, perché sono peso in senso positivo, di responsabilità e di stimolo a far meglio possibile, quindi vederne tanti e magari forse ancora di più allo stadio per ogni partita è il valore raggiunto, ecco, si dice che è il 12° uomo in campo, e secondo me può essere anche il 13° per noi, perché veramente in questo contesto è stata una manifestazione di vicinanza, attaccamento alla squadra fantastico, e dobbiamo dimostrarne tutti di esserne degni. Io ho lavorato nella maniera intensa in questi 2 mesi, proprio perché lo faccio a prescindere, ma quest'anno forse l'ho fatto ancora di più, perché davvero ho sentito, ecco, non dico l'affetto, ma il rispetto totale e la fiducia della tifoseria, oltre della società, e anche vostro, se posso dirlo, perché mi sembra che siete stati quanti molto corretti con me in questi 2 mesi di mercato. Grazie.